Buongiorno e bentornati a Il Mattino Loro in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargon ed è lunedì. Un lunedì molto particolare questo, perché si tratta dell'ultimo lunedì prima della puntata 500. Una cosa forse che può suonare un po' funerea, un po' così di abbandono, ma insomma, tutte le cose belle e brutte finiscono, di conseguenza anche questa trasmissione, che voi deciderete se è brutta o bella, è destinata a questo destino, chiaramente. Ma non siamo qui per fare le facce da funerale assolutamente, né per parlare di cose tristi, no, in realtà siamo qui per parlare di tutt'altro, in realtà, di cose che possiamo definire tristi o meno, non lo so. In realtà non ne ho la più pallida idea, cioè io oggi vi voglio parlare di una cosa che a me appassiona tantissimo, in realtà. Quindi, però è un qualcosa che può generare tantissime emozioni diverse, in realtà, nelle persone: paura, sgomento, labirintite, cioè indifferenza, totale indifferenza, perché no? Perché alla fine si tratta di una passione, la mia, e come tutte le altre passioni, anche questa risente del fatto che non è per forza un qualcosa condiviso da tutti. Ma ci arriveremo, non prima chiaramente delle nostre tradizioni che non vanno comunque ignorate. Insomma, ovvero quello di salutarvi a voi adeguatamente, che siete qui in chat in diretta assieme a me. E io vedo ovviamente il presidentissimo Simone Pizzi, che non so perché vuole una mia foto con una mia vecchia maglietta di In Flames, perché dice che il gruppo Mortibus, che io vi invito a recuperare chiaramente sul nostro fantastico sito legato al Festival della Canzone Artificiale 2025, insomma, c'è un articolo dedicato ai Mortibus, quindi fatevi sentire assolutamente, signori. Per quanto riguarda il Festival della Canzone Artificiale, stiamo annunciando i nuovi giudici. Sono entrati, insomma, Davide Gatti e eccezionalmente, io non me lo aspettavo, cioè per me è stato un mezzo shock vederlo, il signor Walter Vannini, che insomma, se seguite su Data Nightmare, insomma, è strano vederlo in questa veste, ecco, però c'è entrato e come. Poi vabbè, il signor Davide Gatti, che chiaramente non è decisamente una sorpresa, almeno in questo senso. Poi chi vedo, vabbè, Michela, buongiorno, la presidentessa di Runtime tutta, e il buon Mario Trani, che prima ci ha salutato postandoci la foto di un caffettino, mamma mia, proprio il buongiornissimo caffè standard, che non so se ci sta seguendo al solito, ma buongiorno Mario. Ovviamente il nostro collega Samuel Elf, Capitan Kitaro, e chi più ne ha più ne metta, che insomma tenta sempre di venderci il suo nuovo episodio di Radio Anziano, ma assolutamente seguite anche Radio Anziano, perché è una trasmissione meravigliosa. E ovviamente il mio fratellino, il mio amore segreto, ma non troppo, Vincent Valentine, che ovviamente che dice a Simone che forse la violenza, no, forse Simone non ama la violenza, ma decisamente la violenza ama Simone Pizzi. Comunque, Capitan Scatarro, aggiunge Simone fra i possibili nomi, e ci arriva anche così, di straforo, anche un DJ Joker che ci spara di giurate memorie, un buongiorno, e per noi è assolutamente molto molto gradito, anche qui il buon DJ Joker. E che dire, beh, signori, Mister Zero che si presenta qui subito dopo il buon DJ Joker. Buongiorno anche a te, Mister Zero. Insomma, oggi il pubblico delle grandi occasioni. Io spero che l'argomento sia di vostro gradimento, ovviamente.
Ma andiamo quindi a parlare di quella che è un po' la mia piccola ossessione da qualche tempo, da qualche anno in realtà, ma poi andando a fare macro argomento, in realtà questo è un argomento che io mi porto da tutta la vita. Ora, non nello specifico gli spazi liminali, perché chiamarli così sarebbe complicato, però io mi sono effettivamente sempre appassionato a questi luoghi che hanno quest'aura, questa cosa. Quindi cercherò di essere ordinato nel mio discorso, perché quando si parla di spazi liminali si va a fare un discorso gigantesco. Partiamo dal principio. Allora, anzi, più che dal principio, dalla fine. Era un po' di tempo che non stavo pensando a questo argomento, a questa grande cosa che sono gli spazi liminali, ok? Nonostante, ripeto, io viva di grande ossessione per questa cosa da qualche anno, però era un po' che non ci pensavo e ho visto che di recente lo youtuber Morte Bianca ha fatto un bel video che sono andato subito a recuperare, visto che l'argomento, ripeto, mi interessa molto. Ha fatto un bel video sugli spazi liminali. Ora, mi sono poi, dopo aver visto il suo video, sono andato a cercare se ci fossero altri che in Italia ne parlassero, che dessero informazioni sugli spazi liminali oppure volessero ampliare in qualche modo l'argomento. E devo dire che effettivamente molti hanno, non solo attraverso dei racconti, chiaramente che hanno potenziato questa cosa, moltissimi hanno parlato degli spazi liminali, cercando in qualche modo di circoscrivere il fenomeno al di là di internet, ma parlando proprio di cosa significa etimologicamente spazio liminale, e in quali forme troviamo il senso di liminalità, ok? Perché è un argomento, ripeto, molto complesso, molto variegato e che si presta a tantissime interpretazioni. Ora, se voi andate a cercare qualsiasi immagine, come sto facendo io in video in questo momento per i posteri di YouTube, se voi andate a cercare qualsiasi immagine sulle immagini, cosa vuol dire spazio liminale, molto spesso vi viene praticamente tra virgolette, soccorso tutta una serie di fotografie che riguardano corridoi, stanze vuote, parcheggi, scale, e ancora corridoi, passaggi, insomma, si parla molto moltissimo di architettura. Architettura di un certo tipo, però, non l'architettura, se vogliamo, destinata ad uno scopo preciso, non quel tipo di architettura utile, se vogliamo, ma l'architettura di passaggio, quella che viene definita proprio. Quella che viene definita ad oggi con termini moderni un non luogo. Ora, anche qui sarebbe fico avere un commento da parte di Roberto Marin sugli spazi liminali che secondo me meriterebbe un piccolo speciale nella sua trasmissione Snap, architettura imperfetta, voglio dire, qui si parla proprio del suo tema, del suo pane, proprio l'architettura in generale. Comunque, l'architettura è sempre stata molto interessante da un certo punto di vista, cioè l'uomo ha sempre usato l'architettura per raccontare molto di più rispetto al mero utilizzo degli edifici, ok? L'architettura può essere anche arte, può essere anche tante cose insieme, però. Come detto, quando si va a cercare lo spazio liminale all'interno di un qualsiasi aggregatore di immagini, ricercatore di immagini, come può essere Google Immagini o come sto usando io DuckDuckGo Immagini, che funziona esattamente come Google Immagini in realtà, succede questo, succede che ci ritroviamo di fronte a tutta una serie di immagini, ok? Che però sembrano scollegate fra loro, nel senso, a parte il fatto che c'è una grande abbondanza di, per l'appunto, foto di passaggi, corridoi, scale, eccetera, quindi architettura per lo più vuota, soprattutto il grande, grandissimo filo conduttore che unisce queste immagini è la solitudine, l'assenza di qualsivoglia dettaglio utile, ok? Dettaglio che può segnare la presenza di qualcuno. Ora, i dettagli in realtà diciamo che dipende da voi, ok? Però diciamo di dettagli utili, parliamo proprio di qualcosa del tipo. Come posso dire? Allora, prendiamo due immagini, già, vi descrivo due immagini, ok?
Prendiamo l'immagine che sto guardando in questo momento, ok? Un corridoio completamente vuoto, in bianco e nero. Praticamente c'è un... noi dal nostro punto di vista vediamo un passaggio davanti a noi e subito un corridoio alla nostra destra, coperto da appunto una parete. Non c'è alcun dettaglio, praticamente ci sono solo pareti bianche. Non vediamo praticamente niente che possa in qualche modo raccontarci qualcosa, ok? Dall'altro lato abbiamo un'altra immagine che vi descrivo solamente, non vado a ricercarla, quella di una stanza vuota però con una tavola imbandita, ok? Una tavola imbandita, e già lì possiamo invece delineare una storia. Qui il senso di liminalità, se vogliamo, viene meno, perché in qualche modo noi possiamo immaginare che le persone che erano lì in quel momento abbiano in qualche modo lasciato la stanza, ci sia stato qualche problema che abbia in qualche modo fatto sì che loro uscissero di corsa dalla stanza lasciando una tavola imbandita invece di sparecchiarla, ok? Già qui arriviamo a dei dettagli, arriviamo a una presenza umana fissa, mentre il senso di liminalità lo abbiamo, quello vero e proprio, lo abbiamo quando la presenza umana viene proprio azzerata, annullata, quando ci troviamo in un luogo che è ad uso umano, in cui lo si utilizza appunto per passare da un lato all'altro, ma senza, nel momento in cui guardiamo l'immagine e abbiamo il senso di liminalità, abbiamo proprio l'assenza di qualsivoglia dettaglio che ci faccia pensare che lì ci siano delle altre persone con noi. Quindi l'horror vacui, questa sensazione di orrore che può provocare il vuoto, l'assenza di dettagli, la mancanza di qualsivoglia presenza utile o vicina a noi. C'è solamente una grandissima distesa di nulla, ok? Come può essere per esempio la mappa dei Age of Empires prima di modificarla, ok? Prima di aggiungere dettagli, strade, città, mura e tutto il resto. Come può essere un mondo predefinito prima di modificarlo, prima di farlo diventare un videogioco, ok? Nei videogiochi va molto la liminalità in questo senso, anzi io, tra l'altro, a me dispiace perché non ho un computer gigantescamente potente, però ho appena scaricato la demo di Liminal Core, che uscirà penso il 25... di ottobre. Io avevo già scaricato Pulse, un altro gioco che è solamente di esplorazione di locali liminali, ok? Le pool rooms sono praticamente una versione alternativa delle backrooms di cui parleremo fra poco, e praticamente in questo gioco devi solo andare in giro, hai solo praticamente con te suoni ambientali, questi suoni oscuri che ti opprimono praticamente, oppure voci lontanissime che proprio non sembrano neanche delle voci, che tu potresti confondere con delle voci, ma in realtà magari sono solamente suoni dell'acqua nei tubi, oppure cose che marciscono piano piano, insomma c'è questa cosa qui. Insomma, questo è quello che potresti trovare per l'appunto su internet, e che DJ Joker, non leggerò questo tuo commento che hai scritto. Comunque, sì. Ma secondo voi Stanley Parable è un gioco basato sugli spazi liminali? Dice Simone. Ne parliamo di Stanley Parable. Comunque, dicevo, ci sono tantissimi esempi su internet che ci danno una, diciamo, un'idea generale di quello che è uno spazio liminale, ok? Ma partiamo dal concetto adesso, cioè adesso che abbiamo fatto questa carrellata di informazioni legate proprio alle immagini sugli spazi liminali, andiamo a vedere che cosa vuol dire spazio liminale. Dunque, questo concetto in realtà è un concetto filosofico, significa letteralmente passare da un punto a un altro. Lo spazio liminale è appunto quel passaggio fra un'età e un'altra. Per esempio, si parla per esempio dell'adolescenza, che è lo spazio liminale fra l'infanzia e l'età adulta. Quindi è tutta quell'età di mezzo, per l'appunto, fra i due stati più importanti dell'essere umano, ok? O possiamo parlare anche di... io ci metterei anche la mezza età come un altro spazio liminale fra l'età adulta e l'anzianità, ok? Quindi nel momento in cui, diciamo, la tua età adulta raggiunge il punto di non ritorno, in cui per l'appunto non puoi, tra virgolette, più fare niente, sei
sei ormai arrivato a poter dare tutto, ok, nella vita, e quindi ti viene l'ansia di questa vecchiaia e cominci a cercare appunto di prolungare il più possibile l'età adulta e la forza che ti resta, no? C'è questo mito del, oddio, mito, ma anche meme, se vogliamo, della mezza età, in cui, diciamo, uomini adulti si ritrovano, che ne so, a comprarsi una moto o a cominciare a fare dei sport che non gli competono, ok? Cioè, se fino a un giorno prima magari stavano stravaccati sul divano, adesso hanno voglia di andare in montagna questi, oppure si sono comprati la barca, capito? Sti acquisti folli, ma che, dove cazzo ci vai con sta roba? Eppure quello è uno spazio liminale. Perché per l'appunto serve per, diciamo, prepararsi a quello che verrà dopo. E il senso dello spazio liminale va molto forte negli anni, cioè dagli anni 20, ok, del 2000, proprio perché in realtà la generazione di... e va forte su internet, dato che adesso internet è il motore praticamente di comunicazione più potente che c'è che c'è al mondo. E i più grandi comunicatori, se vogliamo, in questo senso, che hanno generato quella che è la cultura moderna di internet, sono i millennial, sono quelli, diciamo, come me. Cioè, no, non io nello specifico, non sono un cazzo di nessuno, assolutamente. Però quelli come me, della mia età, della mia generazione, sono sicuramente... quelli che stanno rendendo, quelli che hanno reso internet quello che è oggi, praticamente. Ora... prima che qualcuno mi spari, assolutamente, non sto dicendo che noi abbiamo creato internet, ci mancherebbe, è ovvio, è una falsità, è una bugia, non è vero. Non sto dicendo questo, sto dicendo che la cultura moderna di internet, il modo di utilizzare internet, l'abbiamo creato noi millennial. O quantomeno noi abbiamo virato il discorso di internet da un'altra parte, ok? Di conseguenza, noi millennial, che siamo sicuramente la generazione al momento che sta, cioè che è nell'età adulta, ok? Non siamo ancora, per carità, nella mezza età, ci mancherebbe, nella crisi di mezza età, però ci stiamo arrivando, cioè prima o poi ci arriveremo, assolutamente. Però noi stiamo vivendo praticamente questo ritorno nello spazio liminale come concetto, perché lo spazio liminale è qualcosa di sicuro. Secondo me c'è questa grande fascinazione per questo tipo di storie, di insomma di cose, per gli spazi liminali, perché sono un simbolo esattamente di come ci sentiamo noi millennial, ok? Noi viviamo assolutamente in una sensazione di paura costante del futuro. Ci hanno inculcato il pensiero del fatto che fuori di qui è tutta una merda. Il mondo è una grossa scammata, dobbiamo avere paura di qualsiasi cosa, che nessuno ti dà credito, nessuno ti dà lavoro. E se trovi lavoro è comunque un lavoro di merda pagato male. E se provi a infilarti in una qualsiasi cosa che sia un'impresa, un qualsiasi cosa, un rischio, ok? Prendersi un rischio là fuori ad oggi è la morte, ok? Ci hanno inculcato questa paura gigantesca che non sappiamo affrontare, che non abbiamo voglia di affrontare, ma perché vediamo i nostri genitori e ce la prendiamo con la generazione prima dicendo: voi avete costruito un mondo marcio, avete fatto, vi siete accaparrati tutto quello che c'era da fare, poi vi lamentate che oggi la vita è una merda, ma voi quantomeno ce l'avete una casa, ce l'avete un lavoro, ce l'avete delle sicurezze. Noi manco quelli, noi studiamo una vita, ci facciamo un culo così e poi usciamo dalla scuola, usciamo di casa in generale e tanto il mondo ci inculerà, lo sappiamo benissimo che il mondo ci inculerà e ci farà del male. Ed è per questo, secondo me, che ritrovare la sicurezza per noi è impossibile. Di conseguenza restiamo fermi in un punto di passaggio. Ed è qui che gli spazi liminali, secondo me, prendono il sopravvento, perché sono l'esatto simbolo del fatto che noi non vogliamo andare avanti, noi non vogliamo crescere, oppure non possiamo crescere, ok? Lo spazio liminale, per l'appunto, è quella stazione, ok? Alle volte sono stazioni, ok? Quando si pensa agli spazi liminali si prende proprio in esame la stazione, il passaggio. Per dirti, io sto guardando qui i corridoi sono i non luoghi per eccellenza, dove tu non ci rimani fermo perché non c'è una struttura che possa contenerti, ok? Sarebbe folle dormire in un corridoio, oppure mangiare in un corridoio, o comunque vivere in un corridoio, ok?
quello è lo spazio liminale per eccellenza, perché per l'appunto nel corridoio cammini, oppure corri, vabbè, cioè, è vietato correre in corridoio, però fa ridere questa cosa. Comunque, è sempre strano, ok, pensare, diciamo, di stare per troppo tempo in un corridoio vuoto, ok, perché che cazzo ci stai a fare? Il senso di inquietudine che ti dà, per l'appunto, stare in questi luoghi da solo, nel silenzio, a non fare niente, è quello, per l'appunto, che viene esplorato in questi... In queste suggestioni che sono gli spazi liminali, per l'appunto, no? Ed è qui che arriviamo, per esempio, alle backrooms. Le backrooms sono questa storia, che okay? Sono questa grande ambientazione che, sono nat- che è nata praticamente su 4chan, che è questo grande forum che raccoglie tanti tantissimi post alla maniera di Reddit, praticamente. Ebbene, su 4chan uscì fuori praticamente a un certo punto questa foto qui. La foto che ritrae un corridoio vuoto con dei neon accesi sul soffitto, con questa carta da parati gialla e questa moquette pure monocromatica, fa schifo veramente. E praticamente un'inquietantissima scritta diceva: se non fai attenzione e no clippi dalla realtà, no clippare nei videogiochi significa quando praticamente in determinate condizioni riesci col tuo personaggio a uscire dalla mappa di gioco e ti ritrovi, che ne so, a sprofondare in un abisso vuoto. Quello vuol dire non clippare, no? Però secondo questo post di 4chan puoi non clippare dalla realtà e finire nelle backrooms, ovvero queste stanze, questi corridoi vuoti, completamente vuoti, per miglia e miglia, dove non c'è niente se non questo puzzo di carta da parati, questa moquette usata. E questo neon che continua a ronzare all'infinito e rimane sempre acceso, ok? Non c'è niente. Non c'è niente per chilometri e chilometri e chilometri e chilometri e chilometri. Se non qualcosa, forse c'è la possibilità che qualcosa abiti in queste stanze, ok? Che possa venirti a prendere, ok? La possibilità che c'è qualcuno in realtà è molto più rassicurante del vuoto stesso, perché nel vuoto stesso non puoi fare niente, sei sconfitto, sei morto, a posto. Mentre se già c'è qualcosa puoi avere una traccia di interazione. Quindi in realtà, paradossalmente, nel post che ci racconta delle backrooms, quello che dovrebbe essere la cosa più spaventosa, cioè il fatto che c'è un mostro all'interno, che magari c'è qualcuno all'interno di queste backrooms, in realtà secondo me è la cosa più rassicurante di tutte. Il fatto invece di finire in questi spazi oscuri, ok, che sono lontani dalla realtà, può essere veramente la cosa più spaventosa di tutte, sapendo che non c'è niente dentro. Però le backrooms non sono solamente questo, perché hanno generato tantissime cose diverse. Cioè, internet poi ha cominciato veramente a costruire livelli, mostri, storie, vabbè, ovviamente legate alle backrooms. Però, secondo me, snaturando completamente quello che è, secondo me, la cosa migliore delle backrooms. Il fatto che sono vuote, il fatto che non c'è niente, il fatto che sono inaccessibili, sono come delle gigantesche grotte naturali ma fatte di stanze, ok? Qual è la particolarità delle grotte naturali? Il fatto che queste siano effettivamente naturali, che non sono a misura d'uomo. Quindi infilarcisi dentro è pericoloso, perché metti che ti ritrovi in un conicolo troppo stretto per passarci e che non riesci a tornare indietro. E lì sono cazzi, ok? E io mi immagino le backrooms proprio come delle grotte, ok? Che vengono generate naturalmente, ok? Da qualcosa, da una forza mistica, e tu ti ritrovi in uno spazio che non è a misura tua, ok? Quindi è l'anti-architettura, perché l'architettura invece è quella copertura, è tutto ciò che l'uomo costruisce a misura sua. E a me piace questa idea invece che le backrooms non siano assolutamente a misura d'uomo, siano magari spazi alle volte giganteschi, alle volte strettissimi, alle volte proprio dei corridoi striminziti che in qualche modo vengono generati per caso, così per caso, però sono strutture, sono architetture. A me questa è l'idea di liminalità che mi piace legata alle backrooms, ok? Il fatto che sia non sia qualcosa di filosofico, ma sia qualcosa di mostruoso per un certo qual modo, ok? Poi, per carità, le backrooms non sono solo paura, cioè gli spazi liminali non sono solo paura, anzi,
internet in qualche modo ha cercato anche di celebrare la bellezza di questi luoghi, di questi non luoghi, in qualche modo infarcendoli di arte, ok? E creando per loro, se vogliamo, tutta una serie di immagini di estetica che a me fanno veramente fanno impazzire. Cioè, per dirvi, guardate questa stanza, no? Cioè, io ve ne posto una, ok? Ve ne mando una anche qui su Dirette Runtime Radio, perché sul nostro gruppo di discussione. Perché secondo me è un'immagine molto bella. Guardate questa immagine. Cioè, è molto semplice in realtà, no? Però già di per sé questa è una foto stupenda. È una foto stupenda e può essere un quadro. Io, per dirvi, un'immagine del genere io la appenderei. Però è un semplice corridoio. Ripeto, è un qualcosa che non dovrebbe, standoci dentro, ok, attraversando questo corridoio, magari, questo mi sembra quasi il corridoio di un ospedale, ok, voi immaginate di un vecchio ospedale, o di una scuola, o comunque di un ufficio, qualcosa legato al lavoro, alle cose di questo in questo senso, no? Voi immaginate di camminarci così, dal niente, dal vuoto, no? E ovviamente quello che... Non pensate che sia un bel corridoio, non pensate che sia una cosa, diciamo, esteticamente bella, no? Lo pensate nel momento in cui è vuoto, in cui c'è la possibilità finalmente di esplorarlo, di vederlo, di assaporare un pochino quella solitudine, quella meraviglia, ecco, ed è tutto legato alla nostra percezione personale, non c'è un motivo vero, non è come andare a vedere un museo, in cui la bellezza è rappresentata dalle opere che vengono esposte, lì c'è una bellezza che è ovvia, ok? Mentre la bellezza degli spazi liminali è proprio questa, che ognuno di questi spazi liminali può essere un piccolo pezzo di meraviglia, ok? Andiamo a leggere un altro. Andiamo a leggere un po' di vostri commenti. Se la vita ti dà solo limone, tu fai limonata. Ma se. Vabbè, ok, grazie. Generazione liminale, dice Vincent Valentine. Ma poi ci fa questa cosa della limonata. Ok, per dirvi, Simone ci posta un bel link di un canale che se non sbaglio è Kane Pixel, se non vado errato, ok, te lo apro addirittura, Simone, che questa cosa poi verrà fuori anche nel nostro fantastico qui, vabbè, c'è pure un sì, proraso detergente, frattempo io non voglio far vedere pubblicità o cosa, però Kane Pixel fece questo fantastico, questa serie di corti, ok, chiamati Backrooms. Kane Pixel è questo, sì, è uno youtuber, per carità, no, vabbè, dire youtuber mi sembra un po' riduttivo, però sicuramente è un regista che ha fatto svariati cortometraggi legati alle backrooms, ok? Trovando, come me, la bellezza di questi e la possibilità di farci delle cose, ma senza, se vogliamo, esagerare, ma enfatizzando il più possibile il senso di straniamento che hanno le backrooms. E adesso sai cosa faccio? Che tolgo pure la musica e ci mettiamo come sottofondo, in realtà, proprio il suo cortometraggio The Backrooms, found footage, no? È un allora, ve lo consiglio assolutamente, è un piccolo cortometraggio horror che, vabbè, siccome purtroppo la musica è molto molto alta, quindi cerco di tenerla al minimo assolutamente. Cioè, in questo cortometraggio lui praticamente fa vedere quello che potrebbe essere l'esperienza di entrare nelle backrooms. Quindi vediamo tutto a telecamera a mano. Il cortometraggio inizia con l'operatore, il cameraman, che sta filmando con degli amici, sta facendo quello che sembra un cortometraggio. A un certo punto inciampa, ok? Si vede proprio che dalla sua prospettiva che inciampa e poi cade all'interno delle backrooms e comincia a girare e comincia proprio a vedere strane cose, tipo passaggi segreti, scale, buchi nei muri. Ripeto, sembra di vedere una vera e propria grotta, ok, costruita però come se fosse un'architettura, ok, e vede cose strane all'interno di questa sua esplorazione. E in realtà il video è fantastico, perché visto così da fuori, che è raccontato da fuori, sono semplicemente 9 minuti e 13 secondi di lui che gira per stanze vuote. Dici, quanto cazzo può essere una rottura di palle questa roba qui, no? E invece riesce a costruirti una tensione,
una paura, un senso di pericolo che sembra strano da un corridoio, da una stanza vuota. Sembra veramente strano. Perché raccontandotela così non può sembrare chissà quanto interessante. Invece funziona. Funziona alla grandissima, oserei dire. E parliamo di altri esempi liminali. Con The Stanley Parable che Simone ci ha citato prima, e voglio un attimo recuperare anche una foto che avevo visto prima. Eccola qui. The Stanley Parable, sì, è un gioco legato alla cultura della liminalità e lo possiamo praticamente. Corridoio di ospedali, te ne mando quanti ne vuoi, dice Vincent. Sì, ma tu mi mandi quelli pieni, io voglio vedere quelli vuoti, altrimenti non conta. Dicevamo, The Stanley Parable è questo gioco in cui tu. Sei praticamente un personaggio all'interno di un ufficio, mentre un narratore in qualche modo ti cerca di guidare i tuoi passi, cerca di raccontare la tua storia e tu puoi decidere chiaramente se seguire le sue direttive oppure se andargli contro, se fare esattamente quello che cacchio ti pare a te. Questa cosa può generare chiaramente tutta una serie di finali, tutta una serie di discussioni. The Stanley Parable è forse uno dei giochi più geniali che siano mai stati creati. Io ho recensito in una vecchia puntata che io amo, in realtà una delle poche che veramente penso di aver fatto carine. Ho fatto la recensione e il commentary in realtà di un altro gioco del creatore di Stanley Parable, del gioco che ha creato successivamente, chiamato The Beginner's Guide. Io vi consiglio di recuperare quell'episodio perché mi ci sono impegnato, ho fatto il gameplay, ho cercato di raccontare al meglio quel videogioco perché credo che sia un'esperienza metanarrativa, forse una tra le più belle che si possa avere. Se voi amate come me, i giochi particolari, quindi non quelli di stampo classico, ma quello che vi dà qualcosa in più, ecco, quello The Beginner's Guide, ma anche The Stanley Parable, può fare decisamente per voi. The Stanley Parable poi è uno di quei giochi che costa poco, ma ti dà tantissimo. C'è una versione tipo Ultra Deluxe che aumenta i finali ed è paradossalmente un gioco infinito, cioè è gigantesco, ti dà veramente tante, tante possibilità, quindi assolutamente recuperatevi. Recuperateli e se lo cercate se cercate The Stanley Parable su Steam, prendetelo col pacchetto legato anche a The Beginner's Guide, come ho fatto io, o comunque con giochi legati alla liminalità. Immergetevi in questo mondo perché vi posso assicurare che non vi parla in maniera smaccata, non è il mondo della liminalità non è qualcosa che vi può parlare in maniera diretta, è qualcosa che vi parla dentro in una maniera tutta vostra. Quando cominciate a vedere, quando il vostro algoritmo comincia proprio su internet, che sia su Instagram, su Facebook, qualsiasi cosa, anche su YouTube, per carità, però quando il vostro algoritmo comincia in qualche modo a sintonizzarsi su questa estetica, su questa cosa, comincerete a vedere qualcosa di diverso. Voi direte grazie al cazzo, è ovvio, cioè, se prima non le vedevo queste immagini e poi comincio a vedere solo quelle, è ovvio che qualcosa di diverso c'è. Sì, però c'è anche un discorso legato proprio alla vostra persona, perché quando comincerete a vedere immagini che non vi parlano direttamente, cioè non è un'immagine informativa, ma che ne so, solamente l'immagine di un corridoio, e poi l'immagine di un parco di notte, e poi l'immagine di un ponte sospeso, ok? O semplicemente di un corridoio vuoto, una scala, o una serie di scale, ok? E queste immagini cominciano a parlarvi di tante cose, cominciano a parlarvi di nostalgia, cominciano a parlarvi di felicità, di rabbia, di appunto di tristezza, di solitudine, di ansia tra il passato e il futuro. Cominciano a raccontarvi tante cose pur non raccontando niente, perché vanno a smuovervi quella parte dentro di voi che in qualche modo vi parla, ma voi non volete ascoltarla. E questo, chiaramente, è una vostra scelta. È una vostra scelta se ascoltarli e come ascoltare determinate cose, perché è importante anche scegliere come ascolteremo determinate cose che ci parleranno, ok?
Comunque, signori, questo era, diciamo così, un mio piccolo preambolo sul perché io amo le immagini liminali, perché io amo questo piccolo universo. Non vi ho raccontato tantissimo come al solito. Io vi invito a recuperare magari dei video più informativi sull'argomento e magari quando il mio canale prenderà una. Quando il mio canale YouTube in generale prenderà una direzione diversa, probabilmente comincerò anche a magari esplorare queste cose in maniera un po' più smaccata, in maniera un po' più diretta, ecco, e facendo cose un po' più informative. Ma per ora, accontentatevi di questo piccolo preambolo e prendetelo un po' come un'introduzione a quello che può essere una nuova passione da, insomma, da recuperare, ecco. Superliminal non lo citiamo, dice Vincent Valentine. Assolutamente, assolutamente. Superliminal che si può prendere, tra l'altro, sempre con il pacchetto legato a The Stanley Parable. Secondo me, cioè, ci dovrebbero essere tutti questi giochi di stampo liminale come Superliminal, Stanley Parable, Beginner's Guide. Oppure c'era anche The Witness, che è un altro gioco assolutamente folle in cui tu devi girare in quest'isola vuota e risolvere degli enigmi. Oppure, guarda, ve ne cito altri pure che tra l'altro fanno parte dei giochi che ho anch'io, tra l'altro. Oltre a questi ci sarebbe anche, vabbè, io ho scaricato di recente The Liminal Core, ma come detto purtroppo non ho un computer abbastanza potente per giocarlo come meriterebbe. Oddio, cos'è che c'era? Cos'è che c'era pure? Avevo altri giochi pure che era figo da citare. Beh, comunque no, non avevo altri giochi da consigliarvi. In realtà erano questi più che altro, sì, quelli che potrei citarvi per recuperare un po' il senso della liminalità, ecco. Sì, Superliminal comunque è una figata di gioco che. Oddio, ce n'era un altro pure. Porca miseria. Guarda, adesso apro Steam solamente per recuperare un attimo il titolo. Un altro gioco veramente, veramente fico. Porca miseria. Allora, vediamo, vediamo. Dunque. Vabbè, Superliminal, ok. The Talos Principle, che in realtà devo ancora giocare. The Talos Principle. Viewfinder, eccolo qua. Viewfinder, che io ve lo straconsiglio. Viewfinder, perché è un gioco legato solamente. Noi siamo praticamente dei personaggi che vivono in una realtà simulata. Noi siamo praticamente dei. Persone che vengono messe con un visore all'interno di un mondo in cui l'unico scopo è andare avanti attraverso delle immagini che noi possiamo praticamente piazzare nel nostro punto di vista e camminarci dentro. Per dire, noi siamo su una piattaforma, ok? Una normale piattaforma. Abbiamo la foto praticamente di un abbiamo la foto di un paesaggio. Noi praticamente prendiamo la foto di questo paesaggio, la piazziamo sul bordo di questa piattaforma, praticamente questa si trasforma in quello che vediamo, nel senso che se tu avevi la foto di un paesaggio, piazzi la foto del paesaggio e il paesaggio appare esattamente come lo avevi piazzato, quindi puoi piazzarlo un po' più avanti, un po' più indietro, un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' scapotato, insomma, hai tante possibilità e quando decidi di piazzarlo, praticamente potrai camminarci dentro e camminandoci dentro troverai altre immagini, altre foto, altre cose che ti permetteranno di passare oltre e di arrivare praticamente alla fine del livello. È un gioco fichissimo, che vi straconsiglio. Mentre Superliminal, che prende un po' sempre questo stesso concetto della prospettiva, è un gioco in cui praticamente tu devi camminare in questi scenari, sempre corridoi, stanze vuote, ma non proprio, e utilizzare gli oggetti che trovi all'interno della stanza per passare oltre. Quindi, che ne so, se trovi un cubo, puoi piazzarlo vicinissimo a te e praticamente farlo sembrare piccolissimo, oppure puoi riprendere quel cubo, piazzarlo praticamente lontanissimo e farlo diventare gigantesco, ok? A seconda della prospettiva dell'oggetto. È complicato da spiegare, io immagino che pure quando sono stati
presentate questi progetti alle varie publisher di questi giochi, secondo me questi hanno passato tutta una, almeno un paio di riunioni a cercare di spiegare a parole quello che stavano spiegando, ecco, quello che volevano realizzare, perché nelle loro teste è molto chiaro, ma poi a parole spiegare questi giochi è complicato. Quindi è per questo pure che, cioè, non è come raccontare Call of Duty, che l'ennesimo Call of Duty, cioè lo spara spara di quest'anno è un po' più scrauso. Quello, lo spara spara, l'anno scorso era un po' meglio, però è meglio l'ambientazione, è più curato l'ambiente perché abbiamo usato questo engine. Ok, sì, che bello, che palle, però non c'è mai, sai, quel senso di meraviglia che ti possono generare i videogiochi, ecco, cioè, è per quello che l'industria videoludica sta in fortissima crisi, secondo me, perché anche qui c'è liminalità, anche qui, perché non sai mai se puoi osare, se devi osare, hai magari un'idea in testa ma hai paura, perché magari la tua idea si può trasformare nell'ennesimo indie game che nessuno si caccherà mai, e mentre altri invece ce la fanno con un'idea come può essere Cuphead, per dirti, no? Che poteva non funzionare, cioè, però alla fine ha funzionato. Comunque, signori, questo lungo episodio sulla liminalità finisce qui. Io vi ringrazio e vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Tutti i nostri podcast li trovate dove vi pare, come vi pare, quando vi pare. Vi ricordo assolutamente l'appuntamento con l'ultimo episodio per ora, per questa stagione di Wargames, prima appunto della pausa. Allora, prima stavo vedendo ho deciso di mettere anch'io il mio voto sul sondaggio che ha realizzato Simone, praticamente in totale autonomia, qualche settimana fa, sul futuro di appunto di Wargames. E ho visto questa cosa, c'è un voto praticamente per... Sì, un voto praticamente per il no, invece abbiamo 13 voti per sì, i libri game devono continuare ad avere un loro posto specifico nel palinsesto, e invece un 8 voti per come preferisce l'autore, mi è indifferente. Legata alla domanda, il programma Mattino Loro in podcast chiuderà alla 500ª puntata. Vorremmo sapere se secondo voi la rubrica Libri Game dovrebbe continuare come programma indipendente. Ok, non mi aspettavo tutti questi voti, in realtà. Io non sapevo che in realtà avessi tutto questo pubblico. Poi non so se magari è semplicemente una curiosità e basta, e non sono utenti attivi rispetto a... al libro game, non ne ho idea, cioè, quindi in realtà se siete ascoltatori di Wargames fatevi sentire assolutamente. Mi piacerebbe continuare magari solamente con Wargames il mercoledì, almeno per un po', ma come detto, dopo la 500ª puntata mi prenderò comunque una pausa anche dai libri game, perché voglio riorganizzare assolutamente la mia postazione di lavoro e cercare di fare quei cambiamenti che non sono ancora riuscito a fare, per avere, ripeto, una postazione su cui sarò più comodo, in cui mi sentirò appunto più comodo per lavorare. Detto questo, che dire, io vi ringrazio assolutamente per avermi ascoltato in questa puntata, che è paradossalmente molto importante per me, perché avrei voluto parlarvi degli spazi liminali in maniera più migliore, ecco, in una maniera migliore, ma non ci sono riuscito. Dice Mr. Zero, Wargames lo segue in differita sempre, in difterite sempre, grazie, mio buon Mr. Zero, spero che tu ti diverta, ecco. Faccio un ultimo appello. Avete ancora una settimana di tempo se volete farlo, se avete desiderio potete mandarmi un messaggio, potete mandarlo anche su Diretta Runtime Radio, basta che mi taggate, basta che taggate me, Leo Wargheon ovviamente, potete mandare un messaggio audio legato a Il Mattino Loro in podcast, nel senso... mi piacerebbe magari postare qualcuna delle vostre voci che... Se avete voglia potete commentare quello che è stato per voi questo programma. Se lo seguivate, se non lo seguivate, insomma, non lo so. Se volete dire qualcosa, se volete fare un ultimo saluto a questo programma, almeno nella parte più, tra virgolette, attiva della cosa, se lo volete salutare,
Fatelo tranquillamente, fatelo e mi farebbe piacere un vostro commento su quello che è stato. Un commento bello, un commento brutto, una critica costruttiva, che ne so, un mortacci tua non dovevi finirlo, oppure mortacci tua finalmente è finita, che ne so, quello che vi sentite di dire. Io assolutamente senza filtri, sono semplicemente curioso di sapere cosa è stato per voi, perché non è una cosa che non ho mai avuto fin troppo. È stato se vogliamo, il feedback da parte del pubblico, se non in pochissimi casi, in pochissimi soggetti che mi hanno effettivamente dato questa cosa. Mi piacerebbe averlo, almeno per questo ultimo episodio, mi piacerebbe avere un commento da parte vostra, ma cioè, non vi dovete preoccupare. Se lo volete fare, mi fa piacere, se non lo volete fare, va bene lo stesso. Detto questo, signori, per prepararci, insomma, alla mia fine di liminalità, perché le cose belle devono finire, la liminalità fa paura perché non finisce, per l'appunto, vi dico grazie, grazie per avermi seguito anche questa mattina e per avermi fatto compagnia e niente, direi che possiamo concludere qui questa mattinata. È stata dura, però dai, ce la possiamo fare. A mercoledì. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!